perché se no non ce la possiamo fare. Allora, partiamo da Stefi Magù. Alex, 32 kg, preso a 7 mesi da rinuncia a proprietà. Compie 3 anni proprio martedì 25. Allora, faccia. Cara Stefi, quando ho visto questo video mi è subito venuto in mente l'Ovavart, scritto con l'H, O-H-O, va scritto con W, Ovavart. Ok, vai a vedertelo questo cane. Perché l'Ovavart è un cane che ricorda moltissimo il tuo e devo dire anche come caratteristiche. Allora, ribadisco a Stefi come a tutti quelli che ci seguono, lo dico sempre, non è che io dico che quel cane è di quella razza, no, io dico che quel cane ricorda per sembianze moltissimo una razza. Ricordiamolo sempre, un cane per essere definito di razza deve avere il pedigree Enchi. Però se non ce l'ha è bello lo stesso perché è un cane, quindi esatto, è una specie a noi favorevole. Meraviglioso miticcio. Poi abbiamo Patrizia Narzi. Io invece sono Pedro, fratello di Cash, sono piccolino sempre così, ho 6 anni, chissà come erano i miei genitori, mamma non lo sa perché mi ha trovato e mi ama tanto. Allora ingrandiamo la foto. Allora, sei anni. Patrizia, il tuo Pedro è un tipetto, eh? C'è proprio lo sguardo da un cane che la sa lunga, eh? Proprio il Pedro. Mi sa anche di un cane che gli piacciono le cagnoline. Detto ciò, allora, così apparentemente potrebbe sicuramente ricordare un podengo portoghese, magari con la coda riccia, ma molto probabilmente è un incrocio sicuramente di cane tipo spizio, tipo volpinoide, con un pincher. Quindi un cane molto attento, molto vigile, molto iperattivo. Correggimi. Perfetto, poi ovviamente diteci se ci azzecca per quello che riguarda il carattere e quant'altro, perché abbiamo necessità di avere riscontri. Ovvio. Ok, abbiamo qui Saveria Conforti, sono Trudy, 2 anni e mezzo, 13 kg, sono stata trovata abbandonata appena nata, mi ha aiutato a capire che razze si nascondono. Guarda quel faccino che c'ha! Ha davvero un bel faccino, sembra una cagnolina che ha un po' qualche timore, qualcosa, c'ha un po' uno sguardo di mi butto o non mi butto. Allora, la colorazione nero focato è una colorazione ormai così storica nella tipologia di cani, ma sicuramente qui abbiamo sempre influenze di cani di tipo lupoide, però molto piccolo, potrebbe volendo assomigliare, anche qui c'è una razza di cane. Hai detto che pesa 13 kg o di meno? 13, mi pare proprio di sì. Sì, 13 kg. Sì. Beh, potrebbe essere una simil kelpie. Se vai a vederti kelpie scritto con la K, kelpie, ti esce fuori un cane simile. Prova a vedere, Saveria. Perfetto. Ok, Anna Frank. Allora, sono Tommy, 4 mesi, peso 1,3 kg. I miei genitori sono di piccola taglia, probabilmente meticci. Io per adesso assomiglio molto alla mammina, adoro stare in compagnia, molto tranquillo e giocarello, ma soprattutto molto coraggioso, sta imparando tante cose. Quindi, 4 mesi, 1,3 kg. Andiamo, quanto è carino. Un piccinin proprio, l'impiccinin, guarda là, Sembra proprio un pincher, uno zwerg pincher, un pincher nano, ovviamente ha dentro delle qualcosa. Guarda, la butto lì, così in questa foto soprattutto mi ricorda un cucciolo di Yag Terrier, Dachshund Yag Terrier, che è un cane molto simile. Prova ad andare a vedere. Si scrive Yag con la I, con la J di John, A-G-D Terrier, Yag Terrier, un terrier tedesco, anche il colore ci azzecca. Molto carino, oh, ma che faccia. Qua abbiamo Ania, è entrata in famiglia a 45 giorni, foto sopra, oggi a 10 mesi. La mamma è un bassotto, ma il papà? Ma guarda, è proprio carina lei, potrebbe sembrare un beagle per un bassotto, questo qua. C'è un beagle. Un beagle per un bassotto, anche perché queste orecchie a tetto fatte così possono ricordare un beagle e un bassotto, perché si allargano molto. Anche la colorazione. Anche se considera che io ho visto incroci di bassotti con simil Jack Russell ed escono una cosa simile. Quindi ecco, è un tipo tosto, eh? Abbiamo una tipo un caratterino, abbiamo la bambina a caratterino. Ok, allora, Assunta Pasciuti intanto dice, ho controllato...
È vero, ha tante cose in comune con i miei cani, bravissimo. Eh sì, se no mica te lo diceva, scusami. Ok, quanti ne avete fatti? Nico, non abbiamo ancora fatto il tuo. Allora, andiamo avanti. Eccola qua. Allora, Nino Macheda. Riposto la foto, sapete dirmi? Foto quando aveva ne aveva 4. Allora, 5 anni, foto quando ne aveva 4, mentre il video è recente. Allora, facciamo andare un po' i video e tutto quanto. Qua. Poi ma guarda, qui sicuramente c'è l'influenza dell'American Staffordshire come incrocio di prima categoria. Vedete anche come si mettono così a coscette di pollo, dico io, si mettono sdraiati. È tipico dei cani terrier tipo bull mettersi in questa posizione. Lei ha moltissimo dell'American Staffordshire. Evidentemente potrebbe essere un crocio di prima categoria, di prima generazione, quindi la madre potrebbe essere, o il padre, però in questo caso penso alla madre, potrebbe essere sicuramente un American Staffordshire o un cane di tipologia bull tipo terrier. È un cane. Di... Spiegami perché la madre e non il padre. Perché Sasha, che ora ha 5 anni, ok, ha un dimorfismo particolarmente leggero. E allora cosa succede? Che quando è la madre che, perché allora se noi accoppiamo un cane di razza veramente, ha una genetica molto stabile, quindi tenderà a imporre le proprie caratteristiche ai nascituri. Mentre invece se abbiamo un meticcio, tutto può succedere. Questo rimescolamento dovuto al fatto che c'è detto magari un tipo Amstaff o tipo Pitbull potrebbe essere proprio un qualcosa correlato al fatto che ha questo cesellamento sottorbitale, questa plasticità, questo tono muscolare. Quindi tanto mi fa pensare che se è la madre che gli ha portato appunto queste fattezze, evidentemente proprio la linea familiare femminile che gli ha dato questo, ma anche l'atteggiamento. Okay. Le orecchie erette può succedere anche in cucciolate di cani con orecchie cadenti o semi erette che possono essere tenute in questo modo, quindi non incide, non è detto. Okay. Perfetto. Scusami, vabbè, qua ciao ad aprile, Elga, da Uria, arriviamo. Allora, io sono salsiccia, sal per gli amici e iena per la mamma. Sono una trovatella, mia mamma sarebbe curiosa di sapere le origini, così si mette l'anima in pace. Non sono un gatto misto o una iena, ma un tenero uragano. Ho 5 mesi. Un piccolo pastorino. Vediamo un po'. Beh, anche una bella ossatura importante, 5 mesi, sicuramente sarà un media taglia, ti arriverà sui 13-14 kg questo cagnetto. Ma guarda, visto così mi ricorda un cucciolo di cane dell'Aidi, è un cane da pastore dell'Aidi, giusto per far felice la nostra amica Renata Delli, se l'ascolto. L'Aidi è il cane da pastore marocchino, cane da montagna marocchino, in Marocco, c'è un massiccio montuoso dove questi cani sono dei cani di medio piccola taglia e fanno un po' di tutto, e un cucciolo potrebbe, questo cucciolo potrebbe ricordare vagamente anche per le caratteristiche comportamentali uragano, esatto, certo, considerando che è un uragano. Qua sta incominciando a tirare un pochettino più sulle orecchie, o forse sì, perché ha tirato indietro la faccia. Sì. Ok, grazie. Mamma Tiziana, andiamo avanti. Oh, qui abbiamo Maya, il mio piccolo grande amore, 8 mesi, 13 kg, è stata abbandonata, non conosciamo né mamma né il papà. Nunzia Lancellotta. Nunzia, ma allora quando vedo un cane del genere mi viene subito in mente l'incrocio tra un pastore scozzese, un golden retriever o un simil setter. Non sappiamo effettivamente quello che ci potrebbe... Ecco, questa foto ci piace molto. Osterreich Pinscher a pelo lungo. Pinscher austriaco a pelo lungo. Guarda, ti posso assicurare che qui lo dico, qui lo nego,
potrebbe passare benissimamente per un pincher austriaco a pelo lungo. Vai su internet, Nunzia Pia, e vai a guardarti le caratteristiche che sono anche simili a quelle del tuo bambino. Ecco, allora nel frattempo Nino Macheda dice esatto, è la madre, quindi evidentemente era un Amstaff la mamma, se non sbaglio. Nino Macheda era il mago Otelma Fuschi ha colpito ancora. Esatto, sì, ok, andiamo avanti. Bellissima questa comunque del Dinunzio, bellissima. Allora qui abbiamo un simpaticissimo Mia, una simpaticissima non definita giovane cane di canile femmina, non si sa che cos'è. Ma che bello. Allora, anche qui vedo del sangue terrier, sicuramente c'è dentro. Questo orecchio a tetto fanno pensare probabilmente che anche qui potremmo avere un cane di tipologia da tutto fare. Però, guarda, l'età sicuramente... Si intravedono gli incisivi in questa foto, quelli inferiori, e Silvia ce lo insegna, l'usura degli incisivi, quindi quando cominciano a diventare meno bianchi, un po' più grossolani, con i profili smussati, è un sintomo inequivocabile che il cane ha superato i 3-4 anni, andiamo verso i 5-6, sicuramente. Poi l'eccezione fa la regola, cioè l'eccezione la fa la regola. Però in questo caso abbiamo a che fare con una cagnolina molto sprinter. Guarda, se dovessi paragonarti a una razza che potessi andare a guardare su internet per vederne le caratteristiche, lo Staffordshire Bull Terrier. Ecco, vai a vederti lo Staffordshire Bull Terrier, potrebbe essere simile alle caratteristiche. Qui continuano a commentare, no? Commentano. Aspetta che guardiamo, salve a tutti, grazie mille, esatto, la madre, no, è ancora qua. Andiamo a vedere chi è questo giovanotto di 8 anni, Giotto cane di canile. Oh, che amore Giotto, guarda, Giotto ha un fare da cane da pastorone, però quando vedete... Ecco, qua si vede ancora un po' meglio, vediamo un po'. Già, ha un po' un fare di golden retriever, anche se queste orecchie ci traggono in inganno. Giotto, non vedo la coda di Giotto, però Magua potrebbe essere, ma guarda, potrebbe sicuramente essere una sorta di cauda Sierra d'Estrela, un qualcosa del genere, potrebbe ricordarlo. Anche se, ecco, vediamolo meglio qui così. No, in realtà se dovessi dargli un appellativo potrebbe essere, guarda, c'è una razza di cane di origini italiane nel sud che da poco è stato riconosciuto, il cane da pastore, che sta nel riconoscimento, cane da pastore calabrese, vai a vedere su internet. Forte, esatto. Questa sì, assolutamente, cane da pastore calabrese, perfetto. Qua abbiamo un tipettino fluffy, 4 mesi, femminuccia, 5,5 kg. La mamma è una taglia piccola color nocciola, avrò preso dal papà misterioso. Ma allora vediamo anche fuori fuoco, aspetta, sì. Anna Modn, ok, lo vediamo meglio qua. Beh, un tipetto questo cagnetto, Carino. Molto carino. Ma guarda, qui è un po' difficile. Qua si vede che è ancora un po' più piccolo, avrà avuto 30 giorni, 45. Sì. Proprio piccolino, cucciolino. Ma allora, è piccolo, è una taglia piccola, per cui non possiamo, anche se sembra un cane da pastore in miniatura, no? Guarda, sì. potresti, se mai dovesse esistere, potrebbe essere un cane da pastore dell'Asia centrale, versione miniature, versione toy, perché ricorda molto versione toy. Ma anche se probabilmente questo cagnetto fa parte un po' di quei cagnetti che davano origine. Dovete sapere che in Tibet, nel massiccio montuoso del Tibet, c'erano diversi cani di media piccola taglia che poi oggi hanno dato i natali al Tibetan Terrier o al Tibetan Spaniel o all'Asa Apsio, allo Shih Tzu poi in conseguenza. E questi piccoli cani erano i commensali delle popolazioni che si spostavano
in modo stagionale verso il sud, cioè verso l'alto, verso il basso della montagna. E ci sono dei cani molto, molto simili. Per esempio, ce n'è uno che si chiama Shih Tzu Goh, non è una razza riconosciuta ufficialmente, ma lo Shih Tzu Goh, giusto per tornare salutando Renata, lo Shih Tzu Goh è una tipologia di cane tibetano che ormai è estinto e che ha diverse taglie. Questo potrebbe sicuramente ricordarlo. Quindi ha un carattere forte. Sono cani che si sentono giganti, non piccoli. Vedete lo sguardo? Uno sguardo, cavolo, sembra quasi lo sguardo di un cane di 60 kg. In realtà, sì, è vero. Le picinin. Vero, vero Silvia? Vero, 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 assolutamente. È piccolino e rimane piccolino, perché guarda anche le proporzioni proprio degli arti. Le zampettine, poi ho visto prima la foto con l'acqua. Sarà un cane che arriverà sui 6-7 kg, ecco, non di più. Sì, piccolino. Allora, nel frattempo c'è un riscontro del caro Mago Telma o Alfonso Montefusco. Effettivamente il pincher austriaco rispecchia molto Maya, soprattutto leggendo le caratteristiche caratteriali. Grazie, Nunzia Lancellotta. Allora, devo dire, Silvia, che con queste dirette scopro il meticcio, diffondo cultura di razze a più non posso, perché poi la gente è incuriosita, dice, ma questo che è? Ma che razza va è? Va a vedersela su Google, dice, santo Google, e tutti vanno a vedere nuove razze. Eccotela bravo. Qua. Bravo. Oh, finalmente abbiamo Elga Dauria, che ha avuto una pazienza veramente serafica, perché è dal 29 aprile che attende il suo cucciolo. Allora, adottato dalla Sicilia, quando aveva 2 mesi, socializza con tutti, è buona. Adesso nell'età adolescenziale, il richiamo ci sta un po' per venire. E tira a baia al guinzaglio. Meticcia 28 kg. Ah! E vediamola. 28 kg, non male, eh? No, non male. Beh, allora, qui era quando era cucciola, qui avrò avuto 4 mesi, 3 mesi avrò avuto. Sì. Qui. Ecco. Ma guarda, potrebbe ricordare tranquillamente il Cimarron uruguaiano, il cane che ancora oggi viene utilizzato in Uruguay, nelle campagne delle province limitrofe a Montevideo, dai pastori, dai bovari che allevano i bovini e lasciano queste vacche libere in questi campi sconfinati sull'Oceano Atlantico. Quindi Cimarron uruguaiano, scritto Cimarron uruguaiano. Vai a dargli un'occhiata, Elga, potrebbe essere una cosa molto, potrebbe ricordarlo moltissimo, anche se Elga, come diciamo sempre a tutti, e Silvia, qui stiamo tra virgolette scherzando, perché queste razze esistono veramente, però sicuramente certo. non è un meticcio, ma non è neanche un incrocio, è uno svincolo autostradale. Come tutti è uno svincolo. Allora, Angelo Frizzarin, ti torno giù all'ultimo, ma giusto perché sei tu, perché sennò questo qui era Alfonso, ti ricordi? Ovavart. 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 Ok, perfetto. Torniamo indietro, Elga. Ah, Elga, eccoci qua. E siamo a questo amore qua. Mila, 8 anni, femmina, cane di canile. Allora, vediamo un po'. Beh. Dovete sapere un'altra cosa. Ancestralmente i cani, i primi cani che sono diventati cani, prima erano lupi, come tutti i cani, avevano due caratteristiche fondamentali. La conformazione unicolore, questo colore, color grano, chiaro, più scuro, più tenue, e spesso e volentieri, zootecnicamente noi la chiamiamo consella, perché la parte del dorso del cane ricorda un pochettino, vedete questa parte scura, ricorda appunto una sella di quelli che vanno a cavallo, ma in realtà è un colore ancestrale. Queste colorazioni escono quando ci sono diversi colori nettamente diversi che si incrociano tra loro. Allora, in questo caso abbiamo a che fare sicuramente con un incrocio di tipo cane da pastore, perché abbiamo dentro un cane da pastore, ma qua è difficile trovargli una diciamo così, una identificazione. Assomiglia moltissimo a un cow de boe, se vogliamo, come taglia, come tipologia,
che è un cane mandriano di origini portoghesi, cao, perché in Portogallo, cioè in portoghese, cane si dice cao, mentre invece in spagnolo perro. Nella penisola iberica, nell'entroterra, sia in Portogallo che in Spagna, abbiamo diverse tipologie di cane simile al tuo magua, che potrebbe sicuramente ricordarci un cao de buon, un cao de bestia, nella variante di colore appunto di cui parlavo prima. Un cane molto pacifico. Alfonso, scusami, Elga Dauria non è riuscita a prendere nota di che razza era il suo. Aspetta che ti torno giù di uno. Eccolo qua. Ma certo, perché allora sei pronta, Elga? Lo dirò ancora. Allora, Cimarron uruguayano. Ok? Ok, cercalo su Google. Perfetto. Magua invece chiede come si scrive in portoghese il suo, l'ultimo che ha visto qua, che hai visto qui. Allora, Cao de Boe. Ok, Cao de Boe. Vuol dire cane da mandria, cane da bovino, perché cao è cane, boe è bovino. Ma guarda, vai su Google, come ti chiami? Che non vedo il nome, non mi ricordo più. Magua oppure Magua. 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 Magua, vai su Translate e scrivi cane bovino, cane da bovino. Ti esce fuori okay. Cane da bovino, lo cerchi su Google. Perfetto, ha trovato. Buonasera, avete parlato del mio spillo? No, spillo non ancora. E Anna Mosna dice che appunto Fluffy non ha paura di nulla, quindi hai proprio ragione anche su Fluffy. Adesso mi sfugge, Anna, quale fosse il suo. Andiamo a rivedere. Il cagnolino che ho paragonato a un pastore dell'Asia centrale. Ah, bravo. Perfetto, ok, andiamo avanti. Oh, abbiamo l'ultimo, per fortuna siamo tranquilli. Allora, il cane di un'amica, ma spesso lo porta a spasso io e diventano amici. Siamo diventati amici, lo trovo bellissimo e gli piace così. Perfetto. Oh, va che bello. Che carino. Barbara Cantarelli. Guarda, Barbara, potrebbe sicuramente essere un Tibetan Terrier, ma così subito. Sì. Ma palese. Allora, chi è più vecchio e stagionato si ricorderà che sul finire degli anni 80, inizio anni 90, c'era una famosa serie televisiva statunitense che si chiamava Boomer, dove c'era questo cagnolino che attraversava tutti gli Stati Uniti per ritornare dal padrone. Avevano utilizzato appunto un Tibetan Terrier, e qui c'è un agglomerato di cani, Rough Collie, Tibetan Terrier, e abbiamo un Norbotten Spitz. Il Norbotten Spitz è quello beige. Il Collie, vabbè, è il Rough Collie, quello nero tricolore, e quello tutto insozzato, cara Barbara, è il tuo amico che ti voglio io a portarlo a casa a lavarlo. Madonna mia, non oso immaginare. Alle! Ma quando arriva a casa cosa fai, Barbara? Raccontacelo, sono curioso. Ma il cane non è suo, è della sua amica, glielo porta in giro lei e poi glielo porta a casa. Quindi il cane della tua amica lo fai sporcare e poi sono azzi della tua amica, esattamente. È stato spacciato per il figlio di uno Yorkshire e padre ignoto. Vabbè, qui lo Yorkshire non c'è proprio neanche arrivato. Esatto, le unghie. Non c'è neanche arrivato lo Yorkshire, sicuro. Esattamente. Dunque, Spillo, gentile Maria, a dire la verità lo spillo noi non ce l'abbiamo. Proviamo a togliere il 25 a vedere se salta fuori qualche cosa che eventualmente... Allora, qua per esempio Roberta Ferrario, questo non l'abbiamo visto l'altra volta. Questo è un cane che sarà un ultracentenario, sto cane. Se non sbaglio è morto da poco e ha sempre sognato di sapere di che cos'era. Che cane amore, era. Guarda. Allora, vediamo un po'. Sicuramente ha fatto una bellissima vita, perché un cane che invecchia così, questo ha superato abbondantemente i 14 anni, sto cane, li ha superati tutti. Allora, guarda, mi ricorda molto come tipologia di cane, ma potrebbe sembrare, vediamo un po', ecco qua si vede, qui quando era ancora più giovane, quando era tigrato, guarda una variante piccola del pastore olandese a pelo lungo, una piccola variante. Provo ad andare a guardare, Roberta. Che meraviglia. Variante.
Sì. Vedi, purtroppo ci ha lasciati 4 mesi fa e quindi... Allora mi raccomando, quando un cane se ne va, non tenete vuoto quel posto, perché ci sono tanti cani che hanno bisogno di essere amati, che sia di razza, che sia meticcio, poco ce ne cala, ma non vivete senza cani, e quando il vostro cane è anziano trattatelo meglio di come trattereste il vostro partner, meglio, meglio. Oh, Annalisa Fria, questo non mi pare. Abbiamo visto l'Old English White, non ricordo lui, l'Old English White Terrier, anche questo, che ho detto tipo che era un Cataloa. Barbara Cantarelli. Sì, anche questo. La stavo cercando, aspettate, perché stavo cercando qui, Gentile Maria. Questo qui l'avevamo detto appunto, Giuseppina Maggiolo, al 19 di maggio. Forse questo non è, questo è un chihuahua. No, vediamo, sì, questo qua, come si chiama? Lauria, questa qua, no? Eccola qua, Giuseppina Maggiolo. Guarda, però devo dire la verità, è vero che sembra un chihuahua, ma potrebbe anche sembrare un Rasky Toy. Il piccolo cane da ratto russo, Rasky Toy, scritto Rushki con la Y e la K. Ma in realtà abbiamo a che fare con una deriva del chihuahua, né più né più. Sì, certo. Sì, sì. Quelli sono Axel, i figli. Sara Tricarico, Axel, 14 maggio, forse ne avevamo parlato anche di questo. Sì, sì, tipo Staffordshire Bull. Esatto, Magua ne abbiamo parlato questa sera, Silvia Rodriguez, questo non mi pare. No, neanche a me. Vedi? Che andando a sfrugugliare gli allora, hashtag. Cara la mia Silvia Rodriguez, questo cagnetto mi ricorda molto come fattezze e non come colore il Cockerò Indie, il Cocker olandese, cane da recupero di salvataggio, cioè di selvatico in acqua. Il Cockerò Indie ci potrebbe stare molto bene in questo cagnetto. Scusate, mi abbasso per guardare bene lo schermo, non perché... sì, certo. Eccolo qua. Potrebbe sembrare, sì, sì. Guarda, quando si mettono così mi fanno morire. Devo dire, Silvia, anche qui abbiamo un cane che ha una certa età, nel senso i 4-5 anni li ha superati sicuramente. Adesso sì. Ci dirai tu. Direi assolutamente. Sì. Anche se a volte soltanto i barbisi non è proprio troppo indicato. Sì, bisogna guardarli un po' tutti, giustamente, come dice Silvia, perché ci sono alcuni geni, no, che creano l'ingrigimento prima del tempo nelle zone della testa o degli arti. Esatto. È un po' comunque come quelli che a 20 anni hanno i capelli bianchi, no? Esatto. Nel frattempo, volevo Barbara Cantarelli aggiungere, immaginavo che lo Yorkshire non c'entrasse nulla, lei è un cane da palude, a volte mi vergogno di riportarlo a casa infangato e lo pulisco prima di riportarlo a casa, un disastro, manco Jolly, il Collie, si concia come lui, quindi ti ringrazio per la spiegazione. Allora, Nunzia Lan, dove puoi sottoporre le foto del cucciolo di mio fratello che vorrebbe sapere che razza potrebbe essere? Devi fare un post e mettere l'hashtag scopri il meticcio. A questo punto metti scopri il meticcio e basta, e poi sceglieremo noi l'hashtag da utilizzare per il prossimo incontro. È vero. Allora, Roberta Ferrario, Leo è morto quando mancava un mese a compiere 13 anni, dopo un mese è arrivato Tyrion, l'incrocio tra pastore Silano e cane di Mannara, che avete visto 2 puntate fa, mai senza un cane nella mia vita. Bravissima Roberta, super, super brava. Ok, andiamo avanti. Oh, ma che carina, Barbara Voltolina, anche questa l'avevamo vista forse. Sì, sì, similai le joie, esatto. Detto. Che era un po' così distrutto. Magua l'abbiamo vista anche la volta scorsa, questa anche che avevamo visto con questo faccione così. Stavo cercando il cane di Bianca che non trovo, questo Magua ancora. Evelina l'abbiamo vista la volta scorsa, se non sbaglio. Sì. Lenny 12 anni. Sì, anche lui mi ricordo. Sì, anche lui che aveva appunto il prelievo appena fatto. Francesca Ciola. Anche, il tipetto, anche il lui. Anche sì. Questa, Sara Teti, bellissima, l'avevamo visti. Marina, questa l'avevamo visto.
Dimmi, Alfonso. No, allora, mi stavano chiamando e quindi stavo dicendo. Ok. No, secondo me abbiamo fatto tutti, siamo usciti ad aggiornare tutto, Sì, esattamente. Nunzia, chi è che mi diceva, aspetta, Gentile Maria, l'ha mandata l'ultimo mercoledì che una settimana prima, sia l'altro mercoledì che una settimana prima. Allora andiamo a cercarlo, Gentile Maria. Gentile Maria, abbi pazienza che lo andiamo a cercare, e a questo punto ci vuole, Certo. Gentile Maria. Andiamo nei gruppi, abbiate pazienza, cioè che tolgo la condivisione nel frattempo, così non vedete lo sfrugugliamento del mio Facebook, che non ve ne può fregare di meno, vero? Io intanto, mentre la nostra buona Silvia sta cercando, vado a leggere i messaggi che comunque ha mandato in onda Silvia. Grazie. Per esempio, c'è anche Maddalena Artico che scrive: potete dirmi qualcosa di Pepito? Maddalena, ma se è possibile commentare con una foto, si possono commentare con una foto le dirette? Sai che non lo so. Non penso. No, eh? Purtroppo no. Allora, aspetta un attimo. L'articolo specifica che l'ha postata il 19 di maggio. Ok, allora, aspettate solo. Perché un tempo le pagine, i gruppi su Facebook erano cronologico. Adesso a un certo punto hanno tolto, perché hanno capito che così c'era più, c'è più sfrugugliamento e la gente passa tempo a cercare il post. Esatto. Chiedo per l'armadio lì. Eccola, l'ho trovata! Ho trovato la foto del nanetto. Allora, aspettate che ricomincio a condividere. L'ho trovato, eccolo qui. Minuscolo, la mamma pesava malapena 5 kg. Lui non sa il nome, è Spillo. Comunque. Il nanetto. Eccolo lì. Un classico senza tramonto. Vediamo se lo riusciamo a vedere meglio. Va. Ma che amore! Ecco, un classico anche qui. Pancia all'aria, eccolo. Guarda, potevi chiamarlo Generale Assicurazioni senza fare spot all'assicurazione, perché questo qui è un terremotino, questo cagnolino, è gentile. Allora, qui sono dei ravioli. Okay. Dei ravioli. Allora, questo Spillo sicuramente sarà un medio-piccola taglia, ecco, più piccola che media. Allora, quello che può ricordare, visto questa colorazione bianca, ecco qua, ma sai che ci potrebbe stare il segugio dell'Istria a pelo raso? Vai a vedertelo. Vai a vederti il segugio dell'Istria a pelo raso e poi facci sapere. Ok. Anche Cash vorrebbe sapere che incrocio sembra un chihuahua, pesa 5 kg e mezzo incrociato, ma boh, non si capisce cosa sia. Ma Patrizia Narzi, già hai messo... Ma allora, proprio. Maddalena Artico dice che ha messo la foto il 19 di maggio. Maggio. Andiamo a vedere Maddalena Artico. Maddalena Artico, eccola lì. Cerchiamo nel gruppo, eccolo qua. Maddalena, 12 anni, 8 kg, ma che faccina! Che carino, vediamo un po'. Beh, Maddalena, qua c'è un Jack Russell Terrier incrociato con un cane tipo Spaniel. Se vedete anche gli arti anteriori a Raviera e la colorazione moschettata del pelo, fanno ricordare l'influenza comunque di un cane tipo Jack Russell, tipo Terrier, con un cane, diciamo così, più da cerca, da... Sì, un Jack Russell ci potrebbe... Guarda, se vuoi vedere le caratteristiche del tuo cagnino, cerca Podengo Portuguese piccolo a pelo liscio. Ok? Podengo Portuguese piccolo, e ti esce fuori un qualcosa di molto. Podengo è proprio simpatico anche lui. Sì. Allora, Tiziana Casafina, andiamo per ordine, perché sennò ce li perdiamo ancora. Patrizia Narzi, andiamo a cercare Patrizia Narzi. Patrizia Narzi. Vai, grande. Abbiamo trovato il sistema, Silvia, sennò qua facciamo... Tutte le volte facciamo un brindisi di mezzanotte, vediamo. Veramente. Allora, Pedro, fratellino di Cash. Ma questo l'abbiamo visto all'inizio, eh?
Eh certo. L'abbiamo visto, Patrizia. Quindi, Patrizia. Esatto. Mi ricordo, che questo video rimane, lo potete guardare assolutamente anche, sì, anche fra un anno su YouTube e su Facebook, quindi don't worry, be happy. Tiziana Casafina, andiamo a vedere Tiziana. 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 Casafina. Cercala in questo gruppo. Ecco. Beh, ma anche lui l'abbiamo visto stamattina. Sì, l'abbiamo parlato la volta scorsa. Esattamente, infatti, beh, bullo grande, in gran parte, me lo sfida, Miringhia. Ah no, ma questo qui no. No, 19 di maggio, allora no. Perché c'era no, un cane molto simile. C'era un sì, è vero. Comunque, a 5 mesi ha un caratteraccio. Ammazza, potevi chiamarlo Ringhio, potevi chiamarlo piuttosto che bullo. Miringhia, ma allora... Non fa motivo. Ma posso sapere una cosa, Tiziana? Ma tu lo sgridi mai il tuo bullo? Ma non fisicamente, cioè ti imponi con fermezza e assertività. Vediamo un po'. C'è solo questa foto, comunque. Allora, lui, il tipetto, probabilmente tu non sai da dove arriva, giusto? Perché no, ci sono delle tipologie di cani. Questo è doveroso ricordarlo, che ahimè vengono recuperati dalla strada, spesso questo accade nel sud Italia, nel meridione, dove ci sono molto spesso, ma è Ringhio questo che abbiamo parlato prima. Esatto, no, questa qui è Sal, Tiziana Casafina, però è vero, ne abbiamo parlato prima. È lui, esatto, allora, ne abbiamo parlato prima. È lui. È il tipetto. Okay, ma ci stai guardando o stai bevendo del buon whisky? È arrivata dopo. Comunque, dai, poverina. Tiziana, sto aspettando una cosa, però il proprio cane non deve mai ringhiare il proprio padrone, l'essere umano con cui vive, mai. Allora il problema perché lui ringhia è sicuramente, adesso io non lo posso sapere perché posso immaginare dalle foto, da quello che scrivi, ha sempre fatto quello che voleva, perché noi abbiamo la tendenza, quando abbiamo un cucciolino carino, a trattarlo come lo tratterebbe Walt Disney al cinema. Sbagliato, ok? Io e Marley è un film bellissimo, ma di cultura cinofila zero, ok? Zero, è un film da strappalacrime, ma cultura cinofila zero. Dobbiamo stare attenti a questo. Secondo cosa, lui poverino, il bulletto, esce fuori da probabilmente un'origine di cani che hanno sempre dovuto arrangiarsi per conto proprio. Ecco perché lui, quando ci sono le risorse principali, il cibo, il gioco, la casa, ringhia, perché evidentemente non ha ancora assimilato che quello è il suo comfort zone. Vai da un buon conoscitore del comportamento canino e fatti aiutare, perché non è bello che il cane ti ringhi, perché quando è cucciolino che ha 3-4 mesi gli fai un video e lo metti su Facebook e si ride con gli amici, ma quando comincia a essere adulto e pesa 11-12 kg, il cane che ti morde a 11-12 kg ti morde, sì. Poi è un casino, perché fin quando ringhia ti sta avvertendo, quando poi passa all'azione non ringhia più, passa solo all'azione, perché neanche lui sa come si fa a mordere, lo imparano i cani, credetemi, i cani moderni lo imparano come si morde. Allora, Nunzia Lan, se non sbaglio, sì, Nunzia Lan, l'ha postato adesso, quindi gliel'ho approvato, così è in diretta e può commentare insieme a te. Allora, Nunzia, qui la foto è sicuramente nitida, ad alta risoluzione, si vedono le zampe, la coda del cane, le proporzioni del corpo. Si è anche un po' sfocata, effettivamente. Quindi devo dire che potrebbe essere sicuramente un cane di età inferiore ai 4 mesi, probabilmente maschio. Fammi sapere, di più non posso. Ecco. Allora, 3 mesi, per certo la mamma è un bulldog francese, a coda lunga, sta scrivendo, dice, ok.
Ah, per è certo, perché difficile. Avete visto la bulldog francese, giusto? Sì. L'hanno vista la bulldog francese, per essere certi, nel senso, anche per il padre, si sa che la madre è certa, il padre forse, ma anche qui madre certa, pater. Comunque l'amichetto qua si vede che ci potrebbe essere influenza di bulldog francese per via dell'orecchio e delle rughe che se ne sono un po' sparite. Evidentemente è un cane con una pelle che ricorda molto il bulldog francese, quindi ci sta. Chissà per fortuna chi era, non lo ricorda il naso, per fortuna, no. Direi. No, assolutamente. Comunque dice sì, che l'hanno visto. Il perfetto. Ecco. Benissimo, fanciulli, io direi che abbiamo finito, non c'è più nessuno, che li abbiamo esauriti tutti, per cui bene. Se volete altre dirette di questo genere, Alfonso, il mago Alfonso Otelma Montefusco sicuramente sarà disponibile a farle. Il mese prossimo abbiamo invece un educatore cinofilo della Valle d'Aosta che ci parlerà dei giochi olfattivi, quindi un istruttore cinofilo, anzi estremamente capace in gamba, che ci parlerà di questa attività ludica dell'olfatto. E si chiama, non mi ricordo ancora come si chiama l'evento, ma sarà una sorpresa. Sarà un qualche cosa di estremamente interessante, perché l'attività olfattiva è estremamente importante per tutti, per la maggioranza dei cani, attività che deve essere sviluppata soprattutto da cuccioli, in modo da poterli impegnare nella testa e non soltanto così tenerli. Perché al cane non basta farlo stancare a camminare, ma dovete farlo stancare a ragionare, se no avete la casa che è un disastro, ricordatevi. Esattamente. Questa è una frase che non è da me, ma è così. È vero, assolutamente. Se i cani ragionano, se gli fate fare qualcosa, li impegnate in qualche cosa, assolutamente, i cani si staccano molto di più a ragionare, a fare qualche cosa, piuttosto che a fare delle corse, perché se gli fai fare delle corse diventeranno sempre più allenati e saranno sempre meno stanchi. Quindi. Esatto. Va bene, Alfonso. Con muscoli così... Esatto. Però è un cervello, cioè, è un cervello così sembra qualcos'altro. I palestrati, nel senso, no, non è vero neanche questo, perché ci no, sono perché anche stati laureati che laureati in matematica perché erano amici dell'insegnante. Bene, esatto, benissimo. Quindi assolutamente, ragazzi, una buonissima serata. Alfonso, come al solito sei super, noi ci sentiamo per tutte le nostre cose per sapere che cosa succederà. Dunque, sono adatti i giochini che vendono e dicono interattivi. Certo, Nunzia, sono assolutamente adatti. Sono adatti e estremamente consigliati. Esatto. Ovviamente, collegati e segui il gruppo, perché questi eventi saranno sempre insieme a noi e ci seguiranno. Una buonissima grazie serata a tutti. Grazie a tutti. Un grande bacio. Ciao! Ciao. Buona serata. Buona serata a tutti, ciao.